Cos'è successo? Io sono sconvolta! Ehi, bentornati, non mi aspettavo questa uscita, le New Jeans mi sono capitate così tra capo e collo e cosa posso fare? Rimandare la visione e l'ascolto di una loro canzone? Assolutamente no! Quindi adesso ce la guardiamo, dovrebbe essere Cool With You, non so niente, nulla, assolutamente nulla, quindi super sorpresa per me. Vi ricordo comunque di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, se vi sentite espansivi lasciare un bel commentino, anche perché arriveranno altre reaction alle New Jeans e per di più anche gli unboxing. Ok, vedo che abbiamo come conditto un side A e un side B. Partiamo un po' da delle strade, un po' come avevamo lei, l'ho già vista, credo. Sembra l'attrice di Squid Games, però c'ha i capelli lunghi. E tra l'altro era così alta? È così alta? Sì, ci sta perché è una modella. No, forse mi sbaglio. No, ma è lei! Ok, dov'è passata? Questi si sono iniziati a limonare durissimo. Che bella comunque chi è. Che è. Ah, ok, allora probabilmente sì, è quella di Squid Game, perché sul gruppo Telegram avevano scritto una cosa delle belle, le mie bimbe, una cosa del genere, avevano parlato anche di V in un possibile video delle New Jeans. Ah, quindi lei tipo prevede le cose, perché ha preso l'ombrello prima che iniziasse a piovere. Ok, abbiamo già dei suoni super, iper, stravaganti, cioè non stravaganti, però diversi, maturi. Questa è Minji. No? È Hein, non so. Madonna, raga, quanto mi piace. Sì, secondo me lei è tipo Cupido. Maturissima questa canzone. Infatti non a caso è davanti a un quadro, credo che quello sia Cupido, quella sul letto non lo so chi sia. Inizialmente avevo notato che gli avevano censurato il birillino con una testa, ma poi lo decensurano. Comunque amo il fatto che nel primo verso, comunque nella prima frase, quando canta Hein non c'è base. Si sente la base, tun 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 tun, canta, silenzio e poi riparte. Sentite? Cioè questa, mamma mia, mamma mia. Questo brano qua non solo è internazionalissimo, ma è veramente qualcosa tanto 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 maturo. Credo che finora sia il brano più maturo delle New Jeans. Oh mamma mia, la voce di Daniela. Sentite, sentite, sentite. Calmi, eh. Ok, questo dovrebbe essere il pre-chorus. Poi si sa, con le New Jeans, essendo canzoni un po' particolari e un po' più diverse, non ci sono le classiche strutture delle canzoni. Questo però è il ritornello. Mi sa che lui è immune dal suo potere. Sentite il rap di Minji. Mamma mia, questo doppio rap. Questa è Daniela che rappa. Mamma mia, che belle. Sta perdendo i suoi poteri. Credo che, siccome Cupido si sta innamorando e c'è qualcuno immune a lui, a lei in questo caso, stia perdendo i suoi poteri. È possibile? Però sembra che anche le Cupide siano le New Jeans. Non capisco il ruolo delle New Jeans in questo video.
La canzone comunque, raga, che figata è la canzone. Ok, si nuda. Che bella! Che bella! Tra l'altro l'espressione. Ragazzi, sono aperta a qualsiasi vostra spiegazione. Il ruolo delle New Jeans in questo video. Comunque Haerin non si è vista praticamente mai. Dato che Haerin non si è mai vista, vediamo se nella side B cambia qualcosa. Che riparte praticamente dalla fine della side A. A meno che non andremo a ripercorrere la storia all'indietro per vedere come siamo arrivati a questo punto. Oh! Ragazzi, ma quanto sono belle queste ragazze. Belle, talentuose. Piene di sorprese, poi. Cioè, è praticamente un performance video con però anche la parte della storia. Cioè, è... wow. Io ancora innamorata di questo momento di silenzio dove c'è solo la voce di Haerin. Mamma mia. Questo video qua mi sa che è la sua era. Ho come questa sensazione. Adoro il fatto che ci stiano mostrando pian pianino tutto ciò di cui sono capaci le New Jeans. Senza spoilerarci troppo. Mamma mia, questo pre-chorus. La mia Haerin, che bellina. Ok, qua sembra già più umana Cupid. Sorride addirittura, è la prima volta che la vediamo sorridere. Questo sarà dopo o prima, secondo voi? Aspettate, torno indietro, magari c'è... Perché sembra che si sia umanizzata rispetto a prima. Ok, infatti, perdendo la sua parte divina, è riuscita a colpirlo. Comunque avevo sentito bene che era di nuovo Haerin. Le rap abbiamo di nuovo duo Minji Haerin. Per il momento sembra leggermente meno interessante il side B, ma credo che adesso verrà fuori tutto. No, non mi dire che è come City of Angel, raga! No, no, pessime vibes, no, vi prego. Cosa succede? Chi l'è questo? No! Oh oh! Oh oh oh! Oh oh oh! No bueno! Mi sa che è un angelo della morte. Eh sì. E sta guardando proprio lui. No! Che brutto! No! Sappiamo già come andrà a finire. Però è in mezzo a 7 miliardi di persone. Quindi cosa sta succedendo? Non la vede più! Sta guardando quella dietro di lei! No! È un altro Cupido! No, raga, aspettate, con calma. Ma lei non esisteva fino a mezzo secondo prima? Lui usciva con lei, erano innamorati. Cos'è successo? Io sono sconvolta. No, raga, non può finire così. Che bad ending è? Tra l'altro che fastidio, va solo da una cuffia questa pa- Ok, ora da tutti e due. Questa mi sa che è la prossima canzone. Ce la spoilerano così. La quarta canzone dell'album. Che non è che mi dispiace, anzi. Come se le New Jeans fossero delle ninfe.
ninfe, ninfee. Delle fatine, un po' come abbiamo visto. Io comunque sono sconvolta. Ma questo bad ending! No! Raga! Che qualcuno mi consoli! Ok. Ok. Allora, la canzone mi è piaciuta tantissimo. Il video credo che sia abbastanza semplice da comprendere, anche se non ho ancora ben capito il ruolo delle New Jeans. Potrebbero essere delle fate, delle ninfe, non ho idea. Però, che tristezza! Cioè, allo stesso tempo non capisco come lui a un certo punto non la vede più davanti a sé e si innamora di colpo di un'altra. Credo che quell'altro fosse un altro cupido, un'altra persona addetta all'amore, che lei improvvisamente abbia di nuovo perso la sua umanità e sia di nuovo tornata una specie di cupido, quindi invisibile ai suoi occhi, o che quel tizio lì abbia cancellato la sua esistenza dalla memoria del tipo di cui lei si era innamorata e cancellando la sua esistenza ha allo stesso tempo scoccato la sua freccia. Però che triste, non va bene. Raga, io veramente non ho parole. Quando si tratta di questo gruppo si parla soltanto di arte, quindi la prima voce si è rivelata vera, quindi aspettiamoci di vedere V in un loro video prossimo. Le New Jeans sono sempre sorprendenti, sconvolgenti, sono qualcosa di unico, hanno un gusto, fantastico, fantastico, e io purtroppo ho un lessico, un vocabolario troppo limitato per descrivere tutto ciò che provo ogni volta che mi trovo davanti a una canzone e a un video delle New Jeans. Quindi cercherò di studiare di più sinonimi e contrari e aggettivi per descrivere ciò che provo in queste situazioni. Fatemi sapere cosa ne avete pensato, secondo voi che ruolo hanno le New Jeans, se avete un'altra interpretazione della storia, la vostra reazione. Ricordiamo che questa canzone comunque è un pezzone, un altro pezzone. Raga, ma le New Jeans sono capaci di fare canzoni mediocri? Mi sa di no. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo. Ciao ciao!